The New Stories. La tua informazione libera. Nella puntata trasmessa mercoledì 13 marzo 2024 di Fuori dal Coro è stato presentato un segmento intitolato Immigrati e violenza. Gli individui di fede islamica che nutrono odio verso l'Italia. Durante il video, gli inviati del programma hanno esplorato le tensioni palpabili sia a Via Padova a Milano che a Porta Garibaldi, documentando un clima teso. Alla fine delle riprese, è stato mostrato un video del rapper Baby Gang, noto soprattutto tra i giovani, con un passaggio di una sua canzone contenente testi controversi. La giornalista, osservando le immagini dei giovani presenti a Porta Garibaldi con espressioni inquietanti, ha sollevato la domanda: chi è l'ispiratore di questi giovani? Tale interrogativo è stato posto per discutere del trapper italo-marocchino Baby Gang, attualmente agli arresti domiciliari per aver sparato a un suo amico. Oltre ad essere coinvolto in altri reati quali rapina, rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La giornalista ha quindi annunciato che Baby Gang sarà nuovamente processato per istigazione a delinquere, in seguito alla pubblicazione del numero di telefono di una giornalista del programma e all'invito ai suoi follower di insultarla, invito che è stato eseguito. Durante la puntata vengono mostrati alcuni messaggi ricevuti dalla giornalista sul suo cellulare, dai toni decisamente intimidatori. Gente come te va bruciata viva. Non sai chi cazzo asterisco ti sei messa contro. Vengo là e ti ammazzo. Zocco asterisco di merda e ancora putta asterisco di merda. Brucia. Questi messaggi rappresentano solo una parte delle minacce e degli insulti ricevuti dalla giornalista. La giornalista ha concluso sottolineando che Baby Gang sarà processato in aprile, evidenziando così il suo status di idolo per gli immigrati di seconda generazione, i quali, a suo parere, mancano di comprensione sull'integrazione. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.